7:45, bisogna svegliare la nonna, così siamo i primi, primissimi a chiamare il dottore. Abbiamo così tanti dolori che non sappiamo quale dire. Bisogna fare tipo una scelta. La tosse, il male alla gamba e io gli direi della pancia. Questi tre. Sei pronta? Ho chiamato il dottore, abbiamo chiamato il dottore, solo che ci ha detto, ci ha dato appuntamento per domani e ha detto oggi di stare al caldo, di riposarsi, le cose diciamo più naturali. Quindi adesso, visto che la nonna ha anche un po' di mal di pancia, ho deciso di provare a fare dei pancake che io non ho mai fatto nella mia vita. Vediamo, in teoria dovrebbero fare bene a chi ha mal di stomaco. Speriamo. Questo è il mio pancake in costruzione. Salvato al pelo, lo stavo bruciando secondo me, però non ha un brutto aspetto. Visto che ha mal di pancia, ma anche un po' di tosse ancora, secondo me è un pochettino di influenza, insieme al pancake ci va la spremuta, la spremutina di aranci. Sono degli aranci piccoli, sono strani. Non so se sono aranci o mandaranci o quale sia la differenza. Comunque, sono buoni. Io non ho mai fatto i pancake, spero che questa sia la colorazione giusta, che non sia bruciato. Però scopriremo. Ci metto il miele. Eccoci qua, piano piano. Buongiorno, buongiorno Micione, buongiorno. Come va? Ah, buongiorno. Come stai? Tu che gana il gabinetto non vuota. E che il caffè sa più. Guarda qui. Ah, grazie. Couscous chiama pancake. Panché. Dovrebbe fare bene alla pancia. Questa è la spremuta. Se Aspetta, no perché in devo bagno. andare, se no la. Mi hanno detto che ho sbagliato tutto. I pancake non andavano bene per chi ha mal di pancia. La spremuta neanche perché è acida. Adesso per non sbagliare. Ma ce l'hai detto con chi? Mannaggia. Mannaggia, devo starmi zitto. A pranzo, riso in bianco. Riso in bianco che stringe. E poi forse mi hanno detto che la banana va bene per chi ha mal di pancia perché stringe, però non sono sicuro perché. La mela, La mela, brava, anche la mela. Quindi a pranzo, riso in bianco con l'olio. c'era tante mele. Oggi riso in bianco e mela, che la nonna la grattugia. Non riusciamo a morsicare. Però stai un po' meglio, abbiamo preso la pastiglia per il mal di pancia, la tosse, Ma sta tosse è ritornata, era già andata via. no? Mannaggia. Per non farne neanche una giusta ho sbagliato tutto il menù della colazione. La nonna mi ha appena detto, ma tu digli che non l'ho bevuta, così non vedono che hai sbagliato. Ma io l'ho fatta pensare, io ho pensato nella mia testa. È spremuta d'arancia? Influenza, mal di gola, tosse, spremuta d'arancia. Poi ho pensato, mal di pancia, la farina raccrupa, cioè, com'è che si dice? Impasta, quindi tiene stretta la pancia. Non ci avevo pensato che c'era un pochettino di latte nei pancake. Oh, un pochettino non fa male. Considerando quanto ne bevi tu di solito, sicuramente no. Vado a fare la spesa per la nonna, per pranzo non c'è possibilità di errore. Riso bollito e parmigiano. Ciao, il tuo pranzo è su. Sarà riso bollito e parmigiano, senza olio, senza burro, senza niente. Bravo. Dopodiché abbiamo la spesa. Abbiamo preso bresaola, salmone, prosciutto cotto. Bravo. Guarda qua cosa c'è. Bravo, bravo, la trota, La grazie. trota. Questo invece ti piacerà un po' meno. Ah, no, mi piacciono, mi piacciono. Verdura. Poi Mi piacciono, mi ti ho preso piacciono. le banane, le ho prese un po' acerbe che Ah, sì, forse fanno più fanno bene un po' a meglio. cervello, sì. E poi vabbè, ho preso il tonno. Non devi mangiare tutto oggi, eh? E il formaggio, questo che ho Ecco, detto tu. sì, bravo, bravo. Grazie. Il conto, eh? Il conto. Gratis. No, non si accetta più gratis. Ormai bisogna pagare, pagare. Hanno Senti, nuova. oh mamma. Zan 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 zan. Che
Perché non hai mangiato ancora? Ho mangiato, era tanto, ma non sono più capace di mangiare. Mi raccomando, ricordati il 27 a sciopero. Non c'è la benzina. Quando è che era? 27? Non lo dico più perché magari non è vero il giorno. Quindi a me le bugie le dici. Allora la nonna mi ha avanzato tutto il riso. No, non tutto, era tanto. La marmellata non è mai tanta, eh? Il riso sì. T'ho mai visto avanzare la marmellata? Ho mangiato una banana però, Ho mangiato la banana, bene. Che era buonissima. Adesso stiamo preparando il finocchio. Stiamo preparando il finocchio. Questo è il maschio. Ho detto alla nonna che sono stato bravo, ho a comprato il maschio. Maschio. Sì, perché c'è maschio e femmina. Io preferisco il maschio. Cosa fai? Lo fai bollire o lo fai cuocere? Prima la do una bollitura, perché è un po' duro, e poi dopo la metto sulla pentola, a pezzetti tagliati bene, e poi ci metto sul formaggio, gratinare col formaggio. Stasera quindi trota e finocchio. E finocchio. Vuoi un cioccolatino? No, io no, grazie. Qui c'è dentro il cioccolatino. Bello, buono, 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 buono! E domani finiamo il riso in bianco. Brava, come stai? Stai meglio? Sto bene oggi, ma forse sarà... stai bene? Stamattina eri distrutta. Adesso sto bene, forse è la tua pastiglia che mi ha fatto star bene. Sì? Non è la mia, l'ha detto il dottore. Ma non sono più andato in bagno. Meno male. Domani lo chiamiamo e gli diciamo della tosse, una alla volta. Un pezzettino alla volta e gli diciamo tutto. Brava, io vado a fare i miei lavori, vado al cimitero a mettere i sassi, poi devo fare un po' di commissioni e poi torno dopo. Il finocchio non va bene, il finocchio c'ha troppe fibre, è diuretico, per il mal di pancia non va bene. Va bene. Le patate bollite, patate lesse. Ce le hai? Se no te le faccio io, mi dai il finocchio a me, io do le patate al finocchio, va bene. Adesso sono già su, che stanno bollendo. C'è solo da farle, metterle nella pentola, metterti sul formaggio. Io ti faccio le patate. Ti faccio le patate. Ma sì, ma la sera non mangio mai tanto. Allora, un po' di patate e fai la trota, la mangi io domani? Sì, sì. La trota e patate. Poco. Finocchio non va bene. Io faccio del mio meglio, non. Non sappiamo le cose, non le sappiamo. Meno male che ci aiutano. Grazie. Ma in realtà me l'hanno detto un po' tutti. A quanto pare tutti sanno che il finocchio non va bene. E io anche qua ho sbagliato, ho detto, uno sta male, mangia le verdure. No, il finocchio è pieno di fibre. Vedi che si imparano tante cose. Sono un disastro, non... Io ho detto però anche il... Ti avevo detto anche spinaci. Io cerco di aiutarti, qua faccio più danni che... Ma io ti ringrazio. Anzi, le patate, riso e patate. Spremuta mai più, mai una spremuta. Sì, un pancake li butto via. Ma no, dai, mangiali te che sono... Io li mangio. Oggi sono andato in palestra, ero fortissimo con i pancake. Per i fiori, adesso ti spiego. Quindi insomma, stasera patate e trota. No, le patate... Ma, ho una domanda io, statistica, matematica, di sondaggio. Oggi quanti cioccolatini hai mangiato te? Solo uno? Uno o due? Forse due. Due? Cioccolati? Il giorno che hai mal di pancia tu mangi due cioccolati. Sai cosa mi ha scritto una persona saggia, saggia, saggia? Nascondile tutti i cioccolati, vedi come le passa il mal di pancia. Io ti ho fatto un tranello. Non si mangiano i cioccolatini quando si sta male. Io sto qua a fare le patate lesse, a guardare i finocchi, te cioccolato. Sembra di avere una bambina di 8 anni, di 6 anni, che bisogna stare attenti a nascondere la marmellata perché te la ritrovi con le mani. Sai quando ero piccolino cosa rubavo io? Al sale, mangiavo il sale grosso, ne parlo di 80 anni fa, c'era le bustine, no, di sale, la mia mamma aveva una bustina di sale come tutti, io rubavo il sale, non so perché,
La mia mamma era disperata, doveva nascondermi il sale che io rubavo il sale come una capra. Sì, davvero, a me piaceva mettere in bocca un granellino di sale. La mia mamma era disperata, mi ricorderò sempre. Perché mangi? Mi mancava il sale. Due cioccolatine hai mangiato oggi? Secondo me anche di più. No, non ne ho mangiate due, forse solo uno. Dovresti fare l'attrice comunque. Ma forse oggi zero, né? Oggi neanche uno? Fammi pensare. Oggi ho... Neanche un cioccolatino ho mangiato oggi. Ma neanche neanche uno zucchero? Nel panettone né niente. Niente. Né tortine né niente. Né biscotti. Neanche biscotti non ho mangiato. Neanche biscotti. Sono andata là, li ho guardati e poi li ho messi giù. Ho detto, questi qui sono proprio buoni. Poi no, guardo domani che scadono. Se non scadono non li mangio. Guarda, scadono tra 2 anni. Tutti? Hai già guardato te? Bravo, 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 bravo. Io mi fido di te, io mi fido di te, io mi fido di te. Na, 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 na. Adesso faccio mettere una videocamera nascosta. Ah! Che si attiva ogni volta che... Mi sta morendo la stufa. Faccio io. Ultimo step di oggi, adesso vado su a vedere dalla nonna se ha caricato la stufa, perché la sera la lascia sempre un po' andare, quindi gliela carico io, e poi vado a prepararle la borsa, quella dell'acqua elettrica, perché non ha ancora capito o fa finta di non capire come si mette la spina e si scalda, così è bollente e poi per 3-4 ore rimane calda e può andare a dormire con la borsa appoggiata al pancino. Quindi, tante di tutte, la stufa è carica? Sì. Adesso guardo io. Adesso non va? Adesso la carico io, vediamo. Guarda, adesso ti faccio vedere una magia. Prendi da un lato. No, dall'altro lato. Tira. Lascia. Guarda, lo vedi? Vuoi vedere come sparisce? Ah, ecco, bravo, 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 bravo. Sono sciolti, fa troppo caldo. Grazie. Fa veramente caldo qua. Va bene. Hai detto sciolto? No, non è sciolto. Lo sento, sono buco. E appunto perché non li tengo di qui, sono di là. Li metto là. Va bene, allora buonanotte. Adesso vado a dormire anch'io, non mi piace. Cura al pancino, domani sveglia alle 8. E anche oggi è andata. Diciamo che questo mal di pancia è un po' già visto, spesso e volentieri la mattina c'è questo dolore, però chiaramente va trattato come si deve. Evidentemente le mie competenze in alimenti per il mal di pancia non sono fenomenali, però sicuramente si può solo migliorare. Comunque non è niente di grave, secondo me è una, diciamo, come si chiama quando si è intolleranti, non potrebbe mangiare il lattosio, solo che la gola tra i cioccolatini e i dolci e il latte soprattutto nel caffè porta poi ad avere un pochettino di mal di pancia, di quello che vabbè, a una certa età penso possa essere non normale, ma diciamo sicuramente gestibile. Mi rendo conto che però passare e aver passato davvero tanti 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 mesi all'estero, lontano, porta poi a cercare di essere molto più presenti a livello familiare quando si sta in Italia. Questo penso di non essere nel primo né l'unico né l'ultimo, però me ne rendo effettivamente conto che i mesi che passo qua cerco di viverli nel modo più pieno possibile. Anche oggi sono andato a trovare anche l'altra mia nonna, che vabbè, magari le piacciono un po' meno le fotografie, ma cambia poco niente. Ed effettivamente sono nell'idea che una volta che si capisce e si realizza la fortuna che si ha
ad avere alla mia età ancora due nonne e potersele godere, potersele vivere così, si apprezza sicuramente sempre di più, e mi ritengo fortunato ad averlo capito.